Oggi ci troviamo in compagnia di un personaggio illustre. Al nostro fianco niente po' di meno che Ugo Foscolo. Siamo al liceo classico Ugo Foscolo e proprio Ugo Foscolo è il valore, l'elemento di condivisione in base al quale da anni c'è il gemellaggio tra le città di Pavia e Zante. E proprio sul tema di Ugo Foscolo è incentrato l'omonimo premio a cui sono chiamati a partecipare gli alunni delle classi terze liceo del liceo Foscolo, che saranno chiamati a una prova scritta sul tema foscoliano, quindi con richiami alla grecità e alla poesia, e in palio per i vincitori un viaggio vacanza studio proprio a Zante, promosso dal comune di Pavia, dalla comunità ellenica pavese, coordinato dagli insegnanti del liceo classico. Il premio Ugo Foscolo rappresenta un consolidamento dei rapporti tra Pavia e Zante, un consolidamento che parte proprio dai più giovani. Siamo con l'assessore Marco Galandra ai gemellaggi e alla cooperazione, gemellaggio tra Pavia e Zante che oggi acquista un ulteriore significato, un'ulteriore importanza. Sì, una bella iniziativa culturale che abbiamo organizzato assieme alla comunità ellenica pavese, al consolato greco a Milano, al liceo Ugo Foscolo di Pavia. Valorizzare e ricordare la figura di Ugo Foscolo all'interno del nostro gemellaggio con l'isola di Zante con questo concorso letterario che poi consiste in un tema che verrà svolto dagli studenti della terza liceo del liceo classico Ugo Foscolo. Parlerà, in questo caso si parlerà di bellezza, di arte, di cultura nella poesia del Foscolo. I premiati o chi vincerà il concorso poi avrà un viaggio premio gratis nelle isole greche. Ci sembra una bella iniziativa che ravviva il nostro gemellaggio e lo rende anche più ricco. Georgios Papadopoulos, console generale Grecia a Milano, oggi a Pavia, liceo classico Ugo Foscolo. Ugo Foscolo, elemento di condivisione tra Pavia e Zante, e per un progetto che parte dai giovani studenti. In effetti è così, è una figura molto centrale nell'ambito del gemellaggio che abbiamo celebrato l'anno scorso con l'arrivo qui a Pavia della delegazione ufficiale dell'isola di Zante per il gemellaggio tra l'isola di Zante e la città di Pavia. In questo ambito i due comuni hanno concordato di avviare certe iniziative per promuovere vari aspetti della vita culturale, del turismo, eccetera. Si parte con questo progetto che speriamo possa durare, si siamo fiduciosi che possa durare perché è d'obbligo partire dai giovani, direi. Sì, Andrea Mitsopoulos, presidente della comunità ellenica pavese, che promuove questo coordina questo premio Ugo Foscolo. Non potevamo essere altro che al liceo classico Ugo Foscolo con tanti ragazzi. Sì, come spiegato prima l'altro signore, questa è stata una nostra idea durante il gemellaggio dell'anno scorso, o quando abbiamo messo giù alcune idee sicuramente per dare continuità al gemellaggio, per non rimanere una gita, diciamo così, reciproca e basta. E noi abbiamo pensato come comunità di partire da cose più piccole, chiamiamole così, più semplici per noi, di creare giustamente un rapporto fra i giovani, fra le scuole. Allora, prendendo lo spunto dal liceo Foscolo, ho visto che giustamente il legame fra Pavia e Zante e Foscolo, abbiamo pensato su questo premio qui, e cominciando quest'anno dal liceo Foscolo, è la nostra idea, spero di realizzarla, di ampliarlo in tutte le scuole pavesi. Siamo con la professoressa Maraschei al liceo classico Ugo Foscolo con tanti studenti del Foscolo, studenti protagonisti in questo momento di questo gemellaggio tra Pavia e Zante. Sì, è stata un'iniziativa che è venuta dalla comunità ellenica, mi è piaciuta molto e i ragazzi l'hanno accolta con entusiasmo e vedremo il loro lavoro e la qualità e l'impegno che ci avranno messo, però la voglia c'è. Si tratta di una prova scritta su un argomento foscoliano in onore del personaggio che ha insegnato nella nostra università, qui indirizzato nel nostro liceo, quindi una memoria
complessa e molto radicata. E l'elaborato verrà svolto in una data che abbiamo fissata, concordata insieme, che è il 16 di aprile, quando su una traccia, un macro argomento già individuato che figura anche nel bando, il titolo esatto evidentemente della consegna verrà comunicata all'atto in quella mattina, e poi individueremo i temi migliori, la commissione esterna sceglierà i vincitori. È stata una bella idea, mi sembra. Sì.